fare vedere qualche mia fotografia che spero vi piacerà. Voglio dire solo qualche curiosità e qualche precisazione. Volevo dire che sia frate Ugo che frate Innocenzo morirono tutti e due in odore di santità. E inoltre che riuscirono a fare un crocifisso in pochi giorni. E si pensa massimo 9 giorni per fare uno di questi capolavori. Quindi è una cosa eccezionale. Poi vi posso dire che nella mia indagine sono considerati in tantissime città, in tantissimi paesi, crocifissi miracolosi. Quindi a me sono successe delle cose strane mentre facevo il libro. Non ho mai trovato una porta di una chiesa chiusa, quindi ho fatto tutto questo lavoraccio che è qualcosa di eccezionale. E non c'è stata una volta che non sono riuscito a fotografare il crocifisso. Per me è qualcosa di strano che mi è accaduto, però mi è accaduto. Devo darne atto. Ora magari non vi dico altro, vediamo le immagini. Queste sono quelle del viaggio della Nicosia che vi ho raccontato, magari le vediamo velocemente, perché vi ho detto delle mie sensazioni d'animo, la chiesa chiusa e la mia testatura a riuscire a andare dentro, perché sentivo che dentro c'erano dei capolavori come Restato e gli Stefano Riforzi e il crocifisso. Possiamo girare abbastanza veloce perché dobbiamo recuperare tempo. Ecco San Michele Arcangelo, stato un bellissimo, c'era una mola, ma non ho potuto leggere la scritta che fra Gian Battista fece nel 1665, allora non l'ho potuta leggere, ma chiaramente si riferiva al frate che aveva fatto la croce, come tante volte frate Innocenzo ha fatto la croce come a Corresano per frate Ugine nel 1635. Cioè lei suppone una croce fatta ad hoc? Sì, una croce fatta ad hoc, apposta per il crocifisso, da questo frate Gian Battista, perché non esiste uno scultore frate Gian Battista. Esiste solamente frate Ugo, perché è un crocifisso inconfondibile. Io ho consultato parecchi esperti, mi hanno detto tutti che inconfutabilmente è un crocifisso di frate Ugo. Dubbi non ce n'è. Possiamo andare velocemente? Ecco la chiesa, questo è stato il marmo del Gaggini, bellissimo, di San Michele Arcangelo. Ormai l'altare è stato restaurato. Sì, prego. San Luca Casato, santo di Nicosia. Adesso le statue, allora erano tutte nella navata sinistra, adesso sono state sistemate con maggiore criterio nella navata destra. Questa è stata la signora agricola per comodare. Le tombe nobiliari. E le immagini che mi tornavano nel mio desktop facevano dire ma questo crocifisso è troppo bello. Ma chi l'ha fatto? Ma chi l'ha fatto? E mi hanno dato risposta Lillo Brunetto e Felice Del Lutri, grande collaboratore del professore Rosolino La Mattina. Andiamo avanti. Come vedete il crocifisso da qualsiasi angolazione si presta ad essere fotografato e offre delle immagini bellissime. Proprio la sofferenza del Cristo che ispira la sua anima. Diciamolo che anche questa è una caratteristica che normalmente viene attribuita appunto a Fra Umile da Petreria, quello di avere questa capacità di essere e di mostrare lo stesso volto sia che venga guardato a destra sia che venga guardato a sinistra. Che è successo? No. Ne elenca poi alla fine di 33, ne elenca 23. Io ne ho trovato una trentina, ne ho fotografate. E vediamo velocemente. Questo è quello di Mistretto nella chiesa di Santa Maria di Gesù ed è fatto a quattro mani con
Fratello Accenso, vedete le quattro ciocche sulla spalla destra, che è la firma di Fratello Accenso, Frate Umile la rifaceva sicuramente. Andiamo avanti, questo è quello di Randazzo nella chiesa di Santa Maria, questo è quello di San Fratello, questo è quello di Moe Alcantara, da poco fa si parlava del viso scuro, le mani soprattutto, questo è tutto un po' scuro, questo è quello di Petrolia Soprano, paese natale, e qua Fazio non è stato d'accordo nel dire che questo è il primo crocifisso, come dice Pietro Tognoletti, perché qua la bravura che aveva raggiunto Frate Umile era troppo avanzata, un'opera più matura. E quindi alla fine sì, Fazio non è assolutamente, il professore Fazio non è assolutamente d'accordo con questa. Comunque in effetti qua questa fusciaca che copre il bacino del Cristo in effetti ha questo movimento che nel nostro però in effetti manca. Qua siamo nel santuario di San Calogero in Agrigento, il crocifisso con una un'idea discutibile è stato messo nella parte alta della chiesa. Qua questo lo conoscete, è quello di San Papino a Milazzo, crocifisso bellissimo. Vedete? Sempre San Papino a Milazzo. E questo forse è considerato il capolavoro di Frate Umile. È l'Ecce Homo di Calvaruso. Ecco, è un posto che è il santuario che dà serenità. Vedete l'opera molto cruenta, molto sanguinante, vedete le mani, e questo è un crocifisso bellissimo a Messina nella chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, siamo quasi sopra il mare, crocifisso, vedete che la muscolatura, la riproduzione del corpo umano molto perfetta. Questo classicismo e naturalismo nello stesso tempo in Frate Umile, più la sofferenza chiaramente. Questo è, siamo a Santa Maria di Gesù di Collesana, in provincia di Palermo. E qua siamo a Tortosa, in Spagna, quindi pensate, un crocifisso siciliano che va a finire in Spagna. Un crocifisso addirittura firmato e datato da Frate Umile, ecco giriamo, firmato e girato. Ecco, vedete c'è scritto 1635, c'è scritto anche il posto dove viene fatto nella chiesa di Sant'Antonino a Palermo, quindi è stato mandato in Spagna. Questa scuola di Sant'Antonino, ecco, non chiamavano la bottega, chiamavano la scuola, perché là c'era una scuola di scultura, di una scuola per crocifissare. Qua siamo a Ferla. E ora a Chiaramonte Gulfi, le chiese sono sempre di Santa Maria di Gesù, sempre Chiaramonte Gulfi. Qua il crocifisso molto cruento a Catania nella chiesa di Santa Maria di Gesù, questo è il crocifisso più cruento di Frate Umile. E qua siamo a Polla, in provincia di Salerno. Qua è Frate Umile fa un viaggio anche lui nel centro dell'Italia, in Calabria, e fa questi crocifissi. Questo è sempre di Polla, un primo piano bellissimo del crocifisso di Polla. Qua siamo a Cutro, dove c'è stata questa tragedia degli immigrati. Questo è il santuario di Cutro, in Calabria. Qua siamo nel santuario dell'Ecce Homo di Mesoraca, in Calabria. E qua è il santuario di Pignano in Calabria pure, anche questo. Qua invece siamo a Bisignano, sempre in provincia di Cosenza, in Calabria, crocifisso bellissimo della serie dei crocifissi fatti nel viaggio di Frate Umile fuori dalla Sicilia. Invece qua siamo a Caltagirone, San Bonaventura, crocifisso che è stato restaurato recentemente perché aveva dei danni alla pellicola pittorica, vedete che era scrostato.
adesso è perfetto. E questo è un crocifisso, uno degli ultimi che ho scoperto io. Siamo nel santuario di Tindari, per l'anno della l'anno santo della misericordia, era stato esposto là, ma non si sapeva che era di Frate Umile, ed è invece certamente un crocifisso di Frate Umile. Qua siamo a Campobello di Mazzara, è un crocifisso che devo dire l'ho guardato in questi giorni, ho molti dubbi che sia di Frate Umile. Hanno detto che era di Frate Umile, ma questo a mio parere non è un crocifisso di Frate Umile, è di dimensione ridotta, ma quel buco nei capelli vicino, sulla spalla sinistra assolutamente Frate Umile buchi nei capelli non ne faceva, quindi direi di scartarlo a questo punto. E qua siamo a due passi, siamo ad Aidone nella chiesa di Sant'Anna, un crocifisso per voi familiare perché qua è della zona. Ecco, questo qua con il puttino che tiene il cartiglio sopra. E questo di Caltavuturo, chiesa di Santa Maria di Gesù, è considerato da Pietro Tognoletto il secondo crocifisso ad essere fatto da Frate Umile. Invece no, non è così. Questo crocifisso è uno degli ultimi perché è molto simile, giriamo, è molto simile a quello di Sant'Antonino a Palermo, dove c'era la scuola di scultura di Frate Umile, e Frate Umile questo crocifisso lo lascia incompleto e sarà finito da Frate Innocenzo, che lo finirà, lo completerà e lo colorirà. E chiudiamo con l'ultimo vero crocifisso, la massima evoluzione di Frate Umile, che è il crocifisso di Cerami, di cui ha parlato poco fa il professore, e quindi già ve l'ha descritto perfettamente con il perizoma svolazzante e anche con delle novità sui capelli e sulla corona di spine. Altre statue di Frate Umile, siamo a Pedalia Soltanto, il patrono San Calogero, sempre San Calogero, a Pedalia Soltanto, nella chiesa madre. E qua siamo a Catania, a Santa Maria della Stella, c'è questo crocifisso che è attribuito con dubbi, con grandi dubbi, a Frate Umile. Quello che ho visto alla colonna, volevo dire, scusate. Questo è il crocifisso di Nano, recentemente restaurato, perché aveva avuto delle ridipinture un po' barbariche, e adesso è stato un po' recuperato. Penso che abbiamo finito con questo crocifisso. Ah, questo è un crocifisso che non era messo nel conteggio, che è a Rossano Calabro, ed è simile a tutti i crocifissi, a quelli di Folla, a quello di Bisignano, più o meno un unico cliché di Frate Umile, perché Frate Umile aveva anche questa caratteristica di fare a volte dei crocifissi tutti uguali. Complimenti. Frate Umile, che prima di tutto Frate Innocenzo, qua siamo a Malta, a Taggizio, cioè Santa Maria di Gesù. Io sono andato a Malta per fotografarlo, chiaramente. Andiamo avanti. Qua siamo un ecce homo di Frate Innocenzo nella chiesa madre di Petralia Soprata, dei Santi Pietro e Paolo. Ecco, questo è un crocifisso famosissimo di Frate Innocenzo sempre. Siamo nella basilica di San Damiano ad Assisi. Però sono tutte. Qua siamo a Gradano, dove c'è il famoso castello di Gradano, e subito dopo vediamo il crocifisso disegnato, che è quello di Gradano, disegnato per la Santa Inquisizione. Io ho pagato per avere questa immagine dal Vaticano e poterla mettere nel libro. Qua siamo a San Bernardino, a Rimini, ce l'hanno queste le suore di clausura, bellissimo crocifisso. Diciamo anche nel frattempo una cosa, nel 600 nasce sostanzialmente la medicina e la scienza,
inizia a fare veramente il salto di qualità. E di conseguenza vedere nei crocifissi il sangue che fuoriesce, che zampilla, le mani, le gambe, i piedi e la testa cianotica, è perché era iniziato lo studio sui cadaveri e da lì lo studio del corpo umano. Quindi vediamo in queste nostre meravigliose opere come scienza, medicina e arte si mescolano e allo stesso tempo diventano motivo di lezione per la gente e allo stesso tempo, da un punto di vista religioso, che è la cosa più importante, educano il popolo di Dio a comprendere quanto Cristo ha sofferto per l'umanità pur di avvicinarci a Dio. Il problema è che in centro Italia questi crocifissi inzampinati creano l'invidia dei preti che non ce l'hanno e quindi denunciano Frate Innocenzo alla Santa Inquisizione, che viene processato e arrivano a vietargli di fare crocifissi, per cui lui si deve difendere, deve fare quel disegno, subisce tutto un processo con una interruzione della sua attività, che però poi lui riesce a discolparsi. Certo, perché la Santa Inquisizione? Perché la Santa Inquisizione, oltre a prendersela con le donne intelligenti accusate di essere delle streghe, perché era più facile dar delle streghe alle donne piuttosto che riconoscere una certa intelligenza e capacità culturale, la Santa Inquisizione anche cercava di difendere il più possibile la fede, quindi portare l'umanità, come ci diceva prima Giovanni, portare l'umanità in Cristo era una specie di bestemmia in un qualche modo, e quindi per questo la necessità, diciamo così, di interrompere il lavoro dei nostri bravi. Questo è il processo della Reale Abbazia di Egida, che abbiamo detto non è di Frate Umbre, come qualcuno ancora ad Egira ci crede, ma è sfacciatamente un crocifisso di Frate Innocenzo. Pietro Dognoletto addirittura l'ho dato tra i crocifissi di Frate Umbre, quindi lui però secondo me si è sbagliato anche per questo, perché certo, secondo me i due frati lavoravano nella stessa bottega, certo, e quindi certo. Quindi, ma senti, questo mi ricorda a me il crocifisso del Santissimo Salvatore, o mi sbaglio, no? Andiamo avanti. Ecco, guarda qui quanto sa. Questo è l'eccomo di Frate Innocenzo, una cosa politica generosa, dove c'è il crocifisso di Francesco Galluzzi, nella stessa cappella. Ha avuto un bellissimo e riuscito a restaurare questo. Guardate anche i particolari, no? Le unghie, i denti, le spine che entrano proprio dentro il corpo del cranio. Ecco, qua invece siamo ad Sant'Angelo di Brolo, nella chiesa di San Francesco, un crocifisso molto famoso che è stato anche copertina nel libro del professor Rosolino La Mattina. Qua siamo a Monica, nella chiesa di Sant'Anna e San Calogero. Questo è un crocifisso che mi sono impegnato tantissimo io per farlo restaurare. Vedete, era pieno, coperto del guano dei colombi, perché la chiesa è rimasta senza il tetto. Qua siamo nella mia città, a Ispica, c'è un altro crocifisso bellissimo di Frate Innocenzo, che è questo qua. E qua siamo ancora a Marte, nella Basilica di San Paolo, a Medina. Ecco, siamo a Medina qua. Il muscolo della coscia, qua siamo a Termini Imerese, nella chiesa di Francesco Saverio, qua a Polizzi Generosa, possiamo girare. Qua siamo a Castelbuono. Ah, qua siamo passati però, scusate, a Fra Benedetto da Petralia, un autore che abbiamo scoperto io e soprattutto Fazio, che
di cui molti crocifissi erano attribuiti, come quella di Castelbuono, al Frate Umbria. Noi è un autore molto valido, direi. E qua c'è una curiosità, qua siamo a Scordia, nella chiesa di Sant'Antonio, c'è questo crocifisso che ha due curiosità, uno che viene portato in processione per la pioggia e riesce a far piovere, e secondo che non può essere tolta la polvere perché porterebbe sfortuna alla città. Quindi girando guardate anche le credenze che si trovano. Ecco qua, questo è un crocifisso famoso, questo è quello che Mel Gibson si andava a pregare prima di girare il film The Passion. Fra Pietro da Pietrafitta, l'autore di queste crocifisse, secondo anche il professore Giuseppe Fazio. Qua siamo a San Francesco a Ripa, a Roma, che ha sostituito quel crocifisso, quello di Frate Innocenzo. Qua questo è Francesco Gallusco, un allievo di Frate Umile che aveva la sua stima. Francesco Gallusco è sempre a Mitternero, nel Carafriddi, e qua siamo a Pedalia Sottana, Giovan Pietro Ragone, un autore del posto. Viene portato in processione questo crocifisso il 14 di settembre. Questo, c'è la credenza poi in molte città di dire di avere un crocifisso di Frate Umbria, questa cosa si diffonde un po'. E questo, quello per esempio era di Gagliano, questo è il Ferrato qua vicino, ed era attribuito al Frate Umbria. Ci sono andato io e ho detto ma assolutamente non se ne parla. Qua siamo a Galati Mamertino, la stessa cosa, un bellissimo crocifisso, ma non è di Frate Umbria, si trova nella chiesa di Santa Margherita. Stiamo concludendo, qua siamo a Caltanissetta, nella cattedrale, sempre Caltanissetta, poi qua Sant'Erasmo a Capaci, che è la chiesa madre, qua un crocifisso bellissimo nel Duomo di Sant'Agata a Catania, bellissimo ma di autore ignoto, non si sa chi l'ha fatto assolutamente e non si riesce a capire chi l'ha fatto. Certo, ci sono crocifissi che arrivano anche da fuori dell'Italia o da fuori della Sicilia. Qua siamo a Isinello, un crocifisso che era attribuito al Frate Umile, ma non è di Frate Umile. Qua San Leonardo a Granvichiere, c'è anche una scritta che per farla attribuire al Frate Umile, ma è una scritta assolutamente falsa, di cui si grammaticata. E qua è un crocifisso napoletano di un autore bravissimo, Anillo Stellato, lo stanno studiando adesso e io ho dato le fotografie che mi hanno mandato il libro, un po' per ringraziarmi perché lo avevo fotografato io a Nicodia e Ubeo. E poi un altro di quei crocifissi che si davano a Frate Umbria, a Tortorici ci sono andato e ho detto ma assolutamente non è di Frate Umbria. E con questo crocifisso abbiamo terminato, io vi ringrazio perché siete stati...